Amiche e amici del mio canale di YouTube, ben ritrovati. Oggi vi parlo dei casi Missing 411, una serie di misteriose sparizioni di persone che avvengono con una certa regolarità in luoghi selvaggi e remoti di tutto il mondo. Pensate che dal 1950 oltre 1600 persone sono scomparse in modo misterioso nei parchi nazionali degli Stati Uniti. Perché si chiamano Missing 411? In Canada, negli Stati Uniti, il 411 è stato per anni la guida telefonica, cioè quel numero da comporre per ottenere informazioni telefoniche locali. In certe aree veniva usato anche come prefisso per accedere alle linee interurbane. Ancora oggi in inglese si può pronunciare questo numero per dire le informazioni essenziali su una certa cosa o su una certa persona. A volte lo si usa come sinonimo di ultime notizie, scoop, novità, come noi diciamo, sai l'ultima su Davide, loro magari dicono What's the 411 on David. Ora, Missing 411 è una specie di etichetta creata dallo scrittore David Paulides, un collaboratore del MUFON, cioè il Mutual UFO Network, che è la più grande organizzazione mondiale di ricerca e studio del fenomeno UFO. Inoltre, per 20 anni, Paulides è stato detective di polizia e si è trovato a indagare su alcuni casi di persone scomparse in circostanze bizzarre, sicuramente anomale, all'interno o nelle immediate vicinanze dei parchi nazionali degli Stati Uniti. E come pure lui è appassionato di pesca, trekking e altre attività all'aria aperta e a contatto con la natura, ha cominciato a studiare altri casi simili. E col tempo ha raccolto una impressionante statistica e casistica riguardante migliaia di persone scomparse in circostanze piuttosto strane negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e nel resto del mondo. E le ha appunto denominate Missing 411. Su questo argomento ha pubblicato, credo, almeno 8 libri e ha girato 4 o 5 documentari. Uno di questi è visibile liberamente su YouTube, ma non vi posso lasciare il link perché il signor Paulides ha i suoi canali social ufficiali e avverte sempre che tutto ciò che pubblica è coperto da copyright. Vi parlo oggi di questa cosa per due motivi. Il primo è che credo che alcuni famosi casi di cronaca italiani, anche relativamente recenti, possano rientrare in questa casistica. Ma non farò riferimenti concreti, lo giudicherete voi stessi dopo aver visto questo mio video. Il secondo motivo è che, come anni fa, avevo proposto una collaborazione fra ufologi e astrologi nello studio dei cosiddetti casi di abduction, comunque di incontri ravvicinati, oggi credo che se potessimo avere i dati di nascita dei soggetti coinvolti, l'astrologia sarebbe in grado di apportare un piccolo granello di informazione statistica in più che potrebbe aggiungersi a quanto già scoperto e catalogato da David Paulides. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, occorre chiarire che non tutti i casi di persone scomparse sono davvero casi di persone scomparse. Mettiamo per esempio l'adolescente che dopo una litigata con i genitori scappa di casa e si nasconde a casa di amici o parenti. I genitori ovviamente danno l'allarme e partono le ricerche. Il ragazzo poi viene trovato, oppure si fa vivo lui, magari chi lo ospita in quel momento lo convince a tornare a casa e la vicenda si conclude bene. Ma per la statistica questo rimane un caso di persona scomparsa. Poi dopo un po' di tempo mettiamo che lo stesso ragazzo scappi di nuovo e per la statistica sono due casi di persone scomparse, anche se il soggetto è lo stesso. Detto ciò, qui si parla di una casistica davvero particolare. Persone la cui scomparsa o morte, nei casi purtroppo non molti in cui il corpo venga ritrovato,
non sarebbe ascrivibile né a una decisione personale, come può essere un tentativo di suicidio, per esempio, né a un'azione violenta esterna, come può essere un'aggressione da parte di terzi o l'attacco di animali selvatici, e nemmeno ad altre ipotesi comuni, come affideramento, annegamento, eccetera. Vediamo insieme a quali caratteristiche deve avere la vicenda per essere classificata come Missing 411. Innanzitutto, i casi di persone scomparse del tipo 411 sono più numerosi e frequenti in certe specifiche aree geografiche, spesso ben delimitate, che Paul Eides chiama cluster. Molte di queste aree si trovano all'interno di parchi nazionali o nelle loro immediate vicinanze, e comunque in ambienti naturali, generalmente di montagna, e nei pressi di torrenti, fiumi e laghi. Ecco, le masse d'acqua e le aree coperte o costellate di massi granitici sembrano fare da catalizzatore per questo tipo di eventi. Un dettaglio inquietante: molte persone svaniscono nelle vicinanze di località o di luoghi geografici che hanno nomi infernali, diabolici o comunque abbastanza minacciosi, che evocano preghe, sabba, Satana, il diavolo, l'inferno e così via. Nonostante il nome, sono ambienti questi in cui di solito si va sempre in gruppo, in compagnia, si va a correre, a fare trekking, campeggio, picnic, a raccogliere funghi o frutti di bosco e soprattutto, almeno nel Nord America, a cacciare. Negli Stati Uniti e in Canada è impressionante il numero di cacciatori scomparsi, soprattutto cacciatori di cervi e di alci, con una particolare frequenza di cacciatori che usano arco e frecce piuttosto che fucili. Oggigiorno, infatti, esistono archi potenziati con particolari carrucole, le cui frecce possono tranquillamente trafiggere un grosso mammifero. Altre categorie a cui abbastanza di frequente appartengono molti soggetti scomparsi sono persone di origine tedesca, centroeuropea o scandinava, e lo si capisce dal loro cognome. Oggi sono medici, sportivi, militari o ex militari, quindi si direbbe tutte persone in ottima forma fisica e ben addestrate anche a far fronte a eventuali emergenze o situazioni in attesa. I medici di origine tedesca sono un sottogruppo statisticamente rilevante all'interno di questa triste casistica. Però spariscono anche anziani, disabili, e bambini piccoli che si suppone che non siano capaci di allontanarsi più di tanto dal luogo in cui sono stati visti l'ultima volta. Addirittura ci sono stati alcuni casi di bambini piccoli scomparsi dopo che erano stati lasciati allacciati al loro seggiolino all'interno di un veicolo chiuso a chiave dal papà che si era allontanato per pochissimi istanti. In uno di questi casi il seggiolino fu trovato slacciato e la portiera di fianco al seggiolino era stata trovata aperta, ma del bambino nessuna traccia. In un altro caso, una bambina era scomparsa in circostanze simili, ma in quel caso l'auto fu trovata vuota, ancora chiusa, e pensate un po', le maniglie delle portiere erano state rotte dall'interno. E ovviamente non poteva essere stata la bimba, che non avrebbe avuto la forza fisica per farlo. Per cui l'unico modo che avrebbe avuto la bimba per uscire da quell'auto sarebbe stato abbassare un finestrino, sporgere il braccio e aprire dall'esterno. Ma la macchina, come ho detto, fu trovata chiusa e i finestrini erano tutti sollevati, cioè chiusi. E attorno all'auto nessun segno di violenza, lotta o altro che potesse far pensare a un sequestro. Senza lasciare tracce, nel caso dei Missing 411, non è solo un modo di dire. Se la scomparsa fosse dovuta all'attacco di un animale selvatico o al rapimento da parte di un malintenzionato,
si troverebbero segni di colluttazione, qualche effetto personale caduto per terra, tracce di sangue, pezzi di tessuto, invece niente, niente di niente. Anche quando intervengono squadre di ricerca altamente specializzate, non si trova niente. E perfino i cani addestrati perdono subito le tracce. In certi casi sembra davvero che il soggetto si sia volatilizzato o che sia stato teletrasportato altrove. Ah, ma questo lo dico io, eh. Il signor Polaides non fa voli di fantasia e non avanza mai nessuna ipotesi che non sia supportata da elementi concreti. Suggerisce però certi collegamenti, lasciando al lettore la possibilità di approfondire e farsi una propria idea sulla possibile causa di questo inquietante fenomeno. Abbiamo detto che spesso scompaiono persone che fanno parte di un gruppo. Com'è possibile? Tutto inizia con quello che Polaides chiama punto di separazione. Avviene cioè che a un certo momento il gruppo si separa per un qualsiasi motivo. Ciascuno va per la propria strada, oppure una persona del gruppo si ferma, si allontana o rimane indietro. Se il gruppo cammina in fila indiana su un sentiero, spesso è l'ultimo della fila a sparire all'improvviso. Dunque, se andate per boschi, fate in modo di non essere mai l'ultimo della fila. E se proprio vi tocca, non fatevi mai distanziare da chi vi precede. Mantenete sempre il contatto visivo e verbale con gli altri. Poi ci sarebbero tanti altri consigli da dare, cosa che Polaides fa spesso nei suoi video, ma questo ci porterebbe fuori dall'argomento. Parlavamo del punto di separazione, che può anche essere soltanto un breve momento di separazione visiva. Ci sono diversi casi di persone, anche bambini, che svaniscono in quei pochi minuti, a volte anche pochi secondi, in cui il resto della compagnia è distratto e nessuno li guarda. Oppure può capitare che in un gruppo, mettiamo, di cacciatori, uno dica: andate avanti voi, io torno in macchina perché non mi sento molto bene. Si allontana e poi scompare. A volte il momento della scomparsa è accompagnato o preceduto da un qualche rumore insolito. A volte la persona che si è già allontanata e non è più in vista emette un breve urlo che ovviamente allarma tutti gli altri, che accorrono subito, ma già non lo trovano più. Praticamente si tratta sempre di scomparse subitanee, improvvise. E come ho già detto, sul luogo della scomparsa non ci sono mai segni di lotta. Il soggetto scompare letteralmente nel nulla, senza lasciare cadere niente per terra, nemmeno un piccolo oggetto, un berretto, una macchia di sangue, niente. Capita poi abbastanza spesso che se uno si trova nei boschi col proprio cane, spariscono entrambi, cane e padrone, nello stesso identico luogo e istante. Questo dettaglio, tra l'altro, mi ricorda un po' la storia di Jonathan Reed, di cui mi ero occupato parecchi anni fa. Trovate ancora quei video sul mio blog. E quella vicenda avvenne sui Monti Cascade, poco fuori Seattle, che è uno di quei cluster individuati da Polaris, dove nel corso degli anni sono scomparse diverse persone. Un altro dato statisticamente rilevante è che molto spesso questo tipo di scomparsa avviene a metà pomeriggio, precisamente attorno alle 4. Spesso è l'ora in cui i cacciatori o i raccoglitori di funghi o di bacche si mettono d'accordo per ritrovarsi tutti insieme e tornare a casa prima del tramonto. Ed è proprio in quel momento che si accorgono che uno di loro manca all'appello. Iniziano allora le prime affannose ricerche, si chiama a gran voce lo scomparso, si cerca di capire dove e quando è stato visto l'ultima volta. Se sono cacciatori, qualcuno spara qualche colpo in aria, nella speranza che lo scomparso risponda sparando a sua volta, ma non c'è niente da fare. A quel punto vengono allertati i soccorsi. Le squadre specializzate nella ricerca di persone scomparse non sono raffazzonate. Di solito si tratta di personale che ha una preparazione specifica e che viene chiamato apposta in questi casi.
Anche eventuali volontari vengono selezionati accuratamente perché senza avere un minimo di esperienza e di preparazione corrono il rischio di fare più danni che altro. Spesso vengono chiamate anche unità cinofile. Non lo sapevo, ma ho scoperto che ci sono anche i cani cosiddetti da cadavere, capaci di trovare un corpo anche se è completamente sommerso dall'acqua. E poi vengono usate unità aeree, droni, elicotteri. Tranne in certi parchi nazionali che, siccome sono soggetti a una legislazione particolare, almeno negli Stati Uniti, non sempre, pensate, non sempre danno l'autorizzazione all'utilizzo di unità aeree. Di solito, quando le squadre di ricerca hanno già gettato la spugna e le ricerche vengono dichiarate ufficialmente chiuse, i parenti, gli amici della persona scomparsa si danno per vinte e quindi tornano a setacciare il terreno in un secondo momento anche in più occasioni. E qui abbiamo un'altra anomalia tipica di questi casi. Spesso, molto spesso, il tempo atmosferico cambia subito dopo la scomparsa del soggetto. Di solito inizia a diluviare o a nevicare tantissimo e questo fatto impedisce o comunque ostacola i lavori di ricerca, che spesso si devono interrompere anche per alcuni giorni. In alta montagna è naturale, che ci siano dei cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche, ma questo fenomeno sembra accompagnare anche le sparizioni che avvengono ad altitudini molto più basse. Qui Polaides non si avventura certo ad affermare che ci sia un rapporto di causa-effetto, cioè non dice che ci sia qualcuno o qualcosa che deliberatamente provochi un peggioramento delle condizioni atmosferiche, però sottolinea questo fatto, soprattutto per dare un altro ottimo consiglio a chi fa attività in ambienti naturali, boschivi e di montagna, e cioè controllare sempre le previsioni meteo. Ed evitare di uscire se si vede che il tempo è destinato a cambiare. Fortunatamente un buon numero di scomparsi ricompare dopo un po'. Spesso appaiono disorientati, più o meno catatonici, magari sorpresi di aver creato tanto scompiglio, come se non si rendessero pienamente conto di ciò che è successo. Alcuni credono che siano stati tutti gli altri a sparire nel nulla, giusto per fare uno scherzo di cattivo gusto. Del momento della loro scomparsa ricordano di solito un innaturale silenzio. In un ambiente naturale ci sono sempre rumori e suoni costanti. Uccellini che cantano, il vento che agita le foglie, lo scorrere dell'acqua di un ruscello, eccetera. Eppure loro ricordano un grande silenzio, rotto solo da rumori di rami spezzati o rumori di passi che sembravano seguirli da vicino. A parentesi, questo irreale silenzio è un dettaglio che viene riferito da diversi testimoni di avvistamenti di UFO e anche di incontri con il cosiddetto Bigfoot o Sasquatch, quell'umanoide alto e peloso che sembra popolare le foreste di Mezzomondo. Ci sono anche diverse testimonianze di, potremmo definirle, quasi scomparse, quando cioè qualcuno vive esperienze assimilabili a quelle dei Missing 411, ma per un qualsiasi motivo in realtà non scompare affatto. E grazie al cielo è ancora fra di noi a raccontare la sua esperienza. Molti in realtà non amano parlare di questa esperienza per paura di non essere creduti o di essere considerati pazzi, ma si sono decisi a raccontare quell'episodio proprio dopo aver letto i libri o dopo aver visto i video di Polaris. Per esempio, ricordo il caso di un signore che abitava in una tipica casetta americana col giardinetto sul retro
in una zona periferica a 1 o 2 chilometri da una fitta foresta. L'uomo ha una bambina piccola che sta giocando in cortile. A un certo punto nota che la bambina è particolarmente silenziosa, per cui si affaccia alla finestra e la vede in piedi, appunto, sul retro di casa e guarda verso i boschi. Tranquillizzato, continua a fare le sue cose, ma poi si affaccia di nuovo. E vede la bambina sempre lì, in piedi, esattamente dove era prima. Ora, un po' preoccupato, esce, la chiama, ma lei non si muove, non risponde. Lui si avvicina, la tocca, lei sempre con lo sguardo fisso, perduto nel vuoto, mormora qualcosa del tipo: vuole che io vada via con lui. E il papà, appunto, sempre più allarmato, corre in casa a prendere il fucile e a quel punto la figlia aggiunge: dice che non gli piaci. Lui allora tira la figlia per il braccio e la trascina letteralmente in casa, perché lei non muove addirittura le gambe, non cammina. Ma solo quando i due sono vicini alla porta di casa, la bambina ricomincia a camminare, come se si stesse svegliando da un torpore. La famiglia poi traslocherà e anni dopo il papà chiede alla figlia, già grande, che cosa si ricorda di quell'episodio. Ma lei sorvola e minimizza. Qui però ha il sospetto che in realtà la ragazza si ricordi benissimo di tutto, ma che non voglia parlarne. In un altro caso, un signore sta guidando su una strada isolata in mezzo ai boschi e si ferma. Scende dall'auto perché si sente attratto da un sentiero dall'altro lato della strada, un sentiero che partendo dalla strada asfaltata si inerpica in mezzo agli alberi. Lui attraversa la strada, sta per imboccare quel sentiero, quando sente come una voce in testa che gli intima di andarsene subito. Spaventato, corre di nuovo in macchina e riparte a tutta velocità, però sempre combattuto fra quel comando imperioso, vai via subito di qua, e quella misteriosa attrazione verso quel sentiero di montagna. Come detto, però, un buon numero di persone del tipo Missing 411 non viene mai più ritrovato. A volte i loro resti vengono ritrovati, quasi sempre in zone già setacciate e spesso a una certa distanza dal luogo della scomparsa, anche ad alcuni chilometri di distanza. E tenete presente che in un ambiente boschivo e di montagna, anche con l'aiuto di una bussola, non è mai possibile procedere in linea retta. Per cui la distanza realmente percorsa è da 2 a 5 volte maggiore rispetto alla distanza lineare fra due punti. Cioè, se uno viene ritrovato a 2 km da dove è scomparso, vuol dire che di chilometri a piedi ne avrà percorsi anche 10. Il ritrovamento dei corpi e degli effetti personali delle persone scomparse è il capitolo più triste di questa casistica, per cui non mi ci soffermo più di tanto. Ricordo soltanto che anche in questo caso vengono spesso riscontrate delle anomalie. Quasi sempre, se non sempre, il soggetto o il suo corpo viene trovato in un luogo che era già stato setacciato in precedenza dalle squadre di ricerca, che, come abbiamo detto, sono composte da professionisti che fanno un ottimo lavoro, molto scrupoloso. Le vittime vengono spesso ritrovate in acqua o sulle sponde di una massa d'acqua, abbastanza frequentemente con la testa dentro l'acqua, eppure l'autopsia esclude la morte per annegamento o soffocamento. Spesso vengono trovate nude, seminude, ma sempre scalze e a una grande distanza dalle loro scarpe, eppure i piedi non mostrano quei tipici tagli, lividi, ferite che ci si aspetta da uno che abbia camminato a lungo a piedi nudi in un ambiente boschivo o roccioso. Quando la scomparsa avviene d'inverno e o in alta montagna, la vittima potrebbe aver sofferto di ipotermia. Per quanto possa sembrare strano, l'ipotermia porta a liberarsi frettolosamente di pesi e vestiti, cominciando appunto da scarpe e calze. Ma nei casi di Missing 411, ci sono sempre altri dettagli che portano a escludere l'ipotermia. Per
Per esempio, le scarpe abbandonate vengono ritrovate appoggiate in bell'ordine da qualche parte, mentre allo stesso tempo la vittima non abbandona da nessuna parte eventuali zaini, fucili o vestiti pesanti come il cappotto o il giubbotto. A volte si trovano pochi oggetti personali, un giocattolino, un peluche, uno zaino, le scarpe, un portachiavi, che di solito vengono recuperati anche questi in una zona già setacciata in precedenza e anche a distanza di tempo. Sia che ricompaiono in vita, sia che vengano recuperati solo i loro resti mortali o alcuni oggetti personali, oltre a trovarsi a diversi chilometri dal luogo della scomparsa, il luogo del rinvenimento spesso si trova anche a un'altitudine maggiore rispetto a quella del luogo in cui lo scomparso era stato visto l'ultima volta. Questo è illogico perché se uno si perde in montagna o in collina, sembrerebbe più naturale che scenda invece che salire. Un po' perché scendendo si fa meno fatica e un po' perché a valle è più facile incontrare una strada asfaltata o abitazioni e quindi persone a cui chiedere soccorso. Normalmente, quando viene ritrovato il corpo di una persona scomparsa in circostanze poco chiare, si procede all'autopsia. In Italia non so, ma negli Stati Uniti si tratta di un esame nel quale si vanno a verificare solo alcuni parametri standard e di solito questa cosa viene anche fatta un po' in economia. Per esempio, spesso nei casi missing 411 non viene controllato il contenuto di esofago e stomaco nella vittima, eppure sarebbe importante perché darebbe chiare indicazioni sul tempo effettivamente intercorso dalla scomparsa al decesso. Esofago, stomaco, apparato digerente in genere. Ci fu un caso in particolare di un giovane che fu ritrovato alcuni giorni dopo la sua scomparsa e purtroppo il suo corpo fu ritrovato in mezzo a un laghetto di un campo da golf. Se non ricordo male, anche in quel caso era scalzo, ma non c'erano segni che il giovane avesse camminato a piedi nudi, i piedi non erano sporchi di fango, e anche se nei giorni precedenti aveva piovuto e il terreno da golf era ridotto a fanghiglia, non furono trovate impronte attorno al laghetto. Insomma, sembrava quasi che il giovane fosse stato lasciato cadere in mezzo all'acqua. Ebbene, l'autopsia non trovò nulla di strano e non fu in grado di spiegare la causa del decesso. I genitori, però, insoddisfatti del risultato, pagarono per una seconda autopsia, chiedendo un'analisi molto più completa. E nel corpo del ragazzo fu trovata un'incredibile quantità di GHB, una sostanza tristemente nota come droga da stupro. In quantità irrisorie viene prodotta naturalmente dal nostro organismo, ma a dosi elevate ha effetti simili all'estasi. In particolare, il soggetto si rende perfettamente conto di ciò che gli sta accadendo, ma è assolutamente incapace di reagire. L'ipotesi di Polaris è che le vittime del tipo Missing 411 possano aver avuto un anomalo e improvviso incremento di GHB nel corpo. Però non che questa sostanza sia stata iniettata o immessa nel loro organismo, ma che proprio il loro organismo, forse in seguito a un particolare stimolo esterno, abbia prodotto una grande quantità di questa sostanza. Questo, se fosse vero, spiegherebbe molto sulle circostanze e sulle condizioni in cui vengono ritrovate le vittime di sparizione vive o morte che siano. Però, sottolinea Polaris, questo è un tipo di indagine che spesso non viene fatta, anche perché si suppone che una persona che scompare in un ambiente naturale non assuma nessun tipo di droga, ecco. Sarebbe comunque una cosa interessante da indagare. David Polaris è stato collaboratore del MUFON, per la cui rivista ha scritto diversi articoli.
A un certo punto fu contattato da una o più persone, non ricordo, che avevano visto un Bigfoot e gli chiesero se potesse indagare anche su questo tipo di avvistamenti. Lui all'inizio era reticente, poi accettò e forse anche per questi motivi, dopo una prima fase in cui non avanza nessuna ipotesi sulle cause di questa sparizione, a un certo punto Polaris ha cominciato a ventilare una precisa correlazione dei casi Missing 411 con il Bigfoot e con gli UFO. In particolare nel documentario Missing 411, The Hunted, Polaris intervista alcuni cacciatori che per molti anni avevano l'abitudine di accampare in un certo luogo chiamato Sierra Camp, che poi fu chiuso dalle autorità perché si trovava in una zona in cui era assolutamente vietato campeggiare. In quel campeggio, finché esistette, avvenne di tutto. I cacciatori si erano costruiti un robusto rifugio di tronchi d'albero, appoggiati saldamente a una rientranza nella roccia. Uno di questi tronchi serviva da porta e la sera si chiudevano tutti dentro. Molto spesso di notte iniziava lo spettacolo. Dal bosco si udivano urla e grugniti misteriosi che però a tratti ricordavano un vero e proprio linguaggio evoluto, articolato, con scambi di dialoghi fra voci maschili e voci femminili. A volte si sentiva il rumore di portiere d'auto che sbattevano. I cacciatori avevano lasciato le vetture a parecchi chilometri di distanza perché poi per arrivare al campeggio si inerpicavano sui sentieri di montagna a cavallo e con muli. Ancora di notte spesso sentivano rumori vicinissimi al loro rifugio, rumori metallici come se qualcuno venisse a giocare o a muovere anche violentemente le padelle, le attrezzature che loro lasciavano lì fuori di notte. Alla mattina dopo, però, quando tutto si calmava e uscivano dal rifugio, trovavano tutto in ordine, come l'avevano lasciato la sera prima. Ecco, si dice cacciatori, magari si pensa a persone semplici, mezzi contadini, ma in questo caso era un gruppo di professionisti, esperti in vari settori. Così decisero di registrare le voci misteriose e di interagire con esse. Vi propongo ora un breve frammento di queste registrazioni che trovate nel già citato film The Hunted, ma in rete ne potete trovare molte, molte altre. Questi suoni sono stati sottoposti a esperti linguisti che hanno confermato che, nonostante la presenza di diversi suoni culturali e animaleschi, si tratta di un vero e proprio linguaggio articolato. Ascoltiamoli insieme. Impressionante, vero? Il gruppo di cacciatori però non aveva paura più di tanto. Una volta capito che di notte era più sicuro chiudersi per bene all'interno del loro rifugio, armati fino ai denti, capirono ben presto però che non correvano reali pericoli, perché questi esseri misteriosi non si avvicinavano mai più di tanto e che loro, i cacciatori, potevano stare tranquillamente all'aperto, anche a notte fonda, davanti al fuoco, a guardare le stelle, chiacchierare prima di andare nel rifugio a dormire. E in una di queste occasioni in cui erano davanti a un falò, videro una luce sigariforme
poche decine di metri dal suolo, uscire dal bosco, avvicinarsi abbastanza a loro e a una certa distanza però cambiare direzione e allontanarsi di nuovo per poi sparire alla loro via. Anche questo episodio sembra suggerire una correlazione fra apparizioni Bigfoot e UFO. Tempo fa mi è capitato sott'occhio questa illustrazione che dice: c'è di peggio che essere rapiti dagli UFO, essere rifiutati dagli UFO. Ebbene, Paul Hides racconta il caso di una persona convinta di essere stata rifiutata dagli UFO. Un signore che racconta una vera e propria abduction, cioè ricorda di essere stato prelevato e portato all'interno di un UFO. E fin qui tutto come da copione. Poi però avvenne una cosa strana, cioè si apre un portellone e lui si sente quasi spinto fuori e cade dall'UFO, cade nel vuoto da una discreta altezza. L'UFO si trovava sollevato dal suolo, non a grandissima altezza, però il volo fu serio. Infatti alla fine di questa esperienza il tizio ne esce con diverse fratture e la convinzione di essere stato rifiutato dagli alieni. Sto facendo un po' come Polaris, cioè sto mettendo un po' di carne al fuoco, suggerendo la possibilità che ci siano possibili collegamenti con cose strane, ma spetta a voi e soltanto a voi fare eventuali collegamenti, che probabilmente non ci sono. Detto questo, ovviamente non mancano le critiche a Ulaides e al suo lavoro. Alcune sono veri e propri attacchi personali, altre critiche sono mosse alle sue indagini e ai prodotti commerciali che ne sono scaturiti, libri e documentari che vengono venduti a volte anche a prezzi non irrisori. Le critiche personali riguarderebbero alcune omissioni o imprecisioni sulla sua biografia. Polaides afferma di essere stato agente di polizia per 20 anni, ma risulterebbe che abbia servito in polizia solo 16 anni e mezzo, più altri 3 in un altro ruolo. Poi dichiara di essersi licenziato per andare a lavorare in un'impresa privata, mentre sembrerebbe che in realtà lui abbia lasciato la polizia in seguito a un fatto increscioso, anche se tutto sommato assolutamente legale. Cioè, essendo lui appassionato collezionista di gadget e oggetti firmati da persone famose, tipo campioni sportivi, politici, ex presidente degli Stati Uniti, sembra che tutte le volte che come poliziotto vedeva oggetti di questo tipo, magari a casa delle persone che andava a interrogare, Polaides facesse bonarie pressioni per ottenerli, dicendo che sarebbero stati esposti in una collezione appartenente alla polizia, mentre invece forse desiderava tenerseli lui. Personalmente non darei grande importanza a questo tipo di critiche, perché si sa che quando uno produce qualcosa di valido e interessante, iniziano a muoversi gli invidiosi. Però è giusto notare, far notare anche certe contraddizioni e certi lati teoricamente poco chiari di questo personaggio, che però a me personalmente almeno sembra molto sincero e onesto. Più concrete sono le critiche che vengono mosse alle sue opere, libri, ai documentari, ai film, alle sue indagini. Qualche lettore lamenta che molti dei casi che Polaides espone o accenna nei suoi video non si ritrovano poi nei suoi libri, e che i suoi libri sarebbero un mero elenco asettico ed essenziale di casi di persone scomparse, dunque una lettura molto meno avvincente rispetto ai video e ai documentari della serie Missing 411. Questo però potrebbe essere anche fatto apposta, proprio per suggerire determinati collegamenti senza mai esplicitarli, lasciare appunto al lettore o allo spettatore la possibilità di giungere alle proprie conclusioni. Qualcuno però avrebbe fatto le pulci, avrebbe sottoposto alla revisione alcuni dei casi Missing 411, scoprendo magari che la narrazione di Polaris conterrebbe omissioni o dettagli, non sappiamo se volontariamente o involontariamente gonfiati rispetto alla realtà documentale, in modo tale da renderli più aderenti all'ipotesi di fondo che però, come detto, Polaris non esplicita mai del tutto,
ma che suggerisce soltanto, cioè l'idea che dietro a queste sparizioni ci possa essere qualcosa di misterioso e oscuro, presumibilmente legato agli UFO e o alla presenza dei Bigfoot. Un'altra critica che viene mossa è quella di mettere in collegamento casi di sparizione soltanto perché avvenuti all'incirca nella stessa zona, ma a distanza di tantissimi anni, e che quindi si suppone non possono essere collegabili. Oppure di aver messo in collegamento casi simili, per esempio la scomparsa di due gemelle bionde, avvenuti però in epoche e nazioni diverse. Per esempio, scompaiono due gemelle bionde nel Kansas nel 1930 e scompaiono due gemelle bionde in Australia nel 1970 in circostanze simili. Però, considerata la differenza di tempo e di spazio, si suppone che questi casi non possano avere nessun tipo di collegamento. Personalmente ritengo invece che proprio questo sia il punto di forza dell'indagine di Polaides, che utilizza precisi criteri statistici ed è lo stesso metodo di indagine, tra parentesi, dei ricercatori del fenomeno UFO, che appunto sanno scoprire se un certo oggetto di un certo tipo è stato avvistato anche a distanza di moltissimi anni e in luoghi diversi del pianeta Terra. Alla fine di questa panoramica essenziale sui canali dei Missing 411, vi ricordo alcuni elementi ricorrenti in questo tipo di eventi e vi lascio anche una lista di suggerimenti data da David Polaides per chi frequenta un certo tipo di ambiente naturale. Lui consiglia anche di andare in giro armati, ma lo sappiamo che siamo negli Stati Uniti, quindi insomma, lì può essere anche giustificato. Se non volete andare in giro armati, portatevi dietro qualche spray urticante come deterrente per spaventare o per far scappare eventuali grossi animali che si potrebbero avvicinare a voi e aggredirvi. Ma a parte questo, sarei molto curioso di sapere voi cosa ne pensate. Avete avuto esperienze simili? Avete saputo di conoscenti, amici che hanno avuto esperienze simili a quelle raccontate in questo video. Trovate collegamenti fra quanto vi ho raccontato e qualche episodio di scomparsa riportato dalla cronaca? Avete altre ipotesi o teorie da condividere? Fatemelo sapere nei commenti. Vi lascio ora un riepilogo delle caratteristiche principali di questo tipo di casi, i Missing 411 e consigli per gli escursionisti. Vi ringrazio per l'attenzione. Al prossimo video. Thank you.